Allora, adesso enunciamo e dimostriamo il teorema che vi avevo pronunciato prima della pausa, il teorema di reciprocità. L'ipotesi che facciamo per questo teorema è che abbiamo a che fare con un doppio bipolo fatto di soli resistori, quindi esattamente quello che sta scritto già. La tesi di questo teorema, quindi l'ipotesi è doppio bipolo fatto di soli resistori. La tesi è che R12 è pari a R21. Ok? Allora, le definizioni R12 e R21 sono riportate qui. R12 è pari a V1 sui 2 quando V1 vale 0. R21 e V2 su V1 quando V2 è pari a 0. Per fare operativamente questo calcolo abbiamo capito cosa dobbiamo fare. Sta ritornando su. Cioè dobbiamo costruire un circuito in cui alimentiamo una porta lasciando aperto l'altra. E viceversa. Quindi in particolare, per quanto riguarda R12 prevede di alimentare la porta 2 con valore chiamo 2', questo lo chiamo V2', questo lo chiamo V1', questo lo chiamo I1', questo lo chiamo IK', questo lo chiamo IK'. Ok? Quindi alimento la porta 2 e lascio aperta la porta 1. E quindi R12 secondo i dettami della definizione sarà pari a V1' su I2'. Ok? Per calcolare R21 invece dobbiamo fare il contrario, ovvero dobbiamo alimentare la porta 1 con un generatore che chiamo I1'. E lasciare aperta la porta 2. Vediamo questo V1', questo è V2', e questo è I2'. Questo lo chiamo IK', questo lo chiamo IK'. Questa è la resistenza RK. Abbiamo RK, la K-esima resistenza, a cui non senti valuto la tensione corrente di K. Okay. E abbiamo detto R21 è uguale a tutto qua V2 in questa situazione, V2', quando lascio V2 a 0 su I1'. Trovate? Ho applicato null'altro le definizioni esattamente come ho fatto negli esempi, nulla di diverso, solo mantenuto il generale. Allora devo dimostrare che queste due quantità sono uguali. Allora, per fare ciò uso il teorema di conservazione delle potenze, che ricordiamo ha una validità del tutto generale, e anzi ricorderete che quando l'abbiamo enunciato abbiamo sottolineato esplicitamente il fatto che la validità di questo teorema va al di là della pura conservazione delle potenze, ma si può applicare anche alle potenze che abbiamo definito virtuali, ottenute prendendo tensioni da un circuito e correnti da un altro, purché avessero la stessa topologia. Siamo esattamente in questa situazione perché abbiamo due circuiti diversi, che sono diversi, sono alimentati in maniera differente, insomma ci sono bipoli diversi, qui c'è un circuito aperto, qua c'è un generatore e così via. Sono circuiti diversi che però hanno la stessa topologia, perché qui dentro c'è lo stesso numero di resistori collegati allo stesso modo, qua abbiamo un bipolo collegato alla porta 1, qui abbiamo un altro bipolo del circuito aperto collegato alla porta 1 e così via. Quindi siamo esattamente nelle situazioni in cui possiamo applicare la conservazione delle potenze virtuali. Allora che cosa facciamo? Prendiamo tensione di un circuito,
corrente sullo stesso lato del secondo circuito, le moltiplichiamo e otteniamo la potenza virtuale che si conserva. Che vuol dire si conserva? Ricorderete, significa somma delle potenze virtuali assorbite da tutti i bipoli della rete pari a zero, ovvero la somma delle potenze virtuali erogate da certi bipoli è uguale alla somma delle potenze virtuali assorbite dai rimanenti bipoli. C'è questa modalità alternativa equivalente informale. Allora io faccio questa cosa: prendo le potenze virtuali erogate dai bipoli collegati al doppio bipolo, quindi fuori, questi quattro bipoli, e impongo che questa potenza virtuale erogata, la somma di queste potenze virtuali erogate, è uguale alla somma delle potenze virtuali assorbite dai resistori che stanno dentro la scatola. Lo scrivo così vi è più facile. Allora, potenza virtuale erogata dal lato, quello, dal dipolo collegato alla porta 1. Quindi faccio V1' per I1 secondo. Questo, vedete, è la potenza virtuale erogata da questo dipolo, più potenza virtuale erogata da questo dipolo qua. Quindi sto prendendo le tensioni della prima rete, quindi faccio V2' per le correnti di questo, I2 secondo, uguale somma delle potenze virtuali assorbite dai resistori dentro la scatola. Quindi scriverò sommatoria su K, non so quanti ce ne sono, ce ne sarà un certo numero, della tensione sul nel primo circuito, VK' per la corrente nel secondo circuito, VK secondo. Osservate che, avendo fatto la convenzione dell'utilizzatore su tutti i resistori, queste sono effettivamente potenze assorbite dal serie virtuale, assorbite dai resistori. Questo, per inciso, lo posso scrivere in questo modo: al posto di VK' ci metto RK, IK' e poi c'è IK secondo, dove scrivo da qua. Ok? Questo è secondo. Faccio adesso lo stesso ragionamento scambiando i ruoli dei due circuiti, quindi prendendo adesso le correnti dal primo e le tensioni sul secondo, giusto il contrario di prima. Ho ancora le potenze virtuali che si conservano allo stesso identico modo, quindi scriverò V1 secondo per I1 primo più V2 secondo per I2 primo, ok, uguale sommatorio su K di VK secondo per VK primo. Chiaro? Ho fatto lo stesso identico ragionamento, però prendendo tensioni e correnti dagli altri, diciamo, da circuiti differenti rispetto a questo secondo membro. Come si scrive? Sommatorio su K di RK IK secondo, IK secondo si scrive in questo modo, per IK primo. Ok? Bene. Adesso facciamo le osservazioni su quanto abbiamo trovato. Allora, prima cosa, vediamo al primo membro che cosa possiamo fare. Allora, al primo membro io osservo che I1 primo e I2 secondo sono identicamente nulle, perché io qua ho dei circuiti aperti in queste configurazioni. Quindi I1 primo e I2 secondo non si devono considerare, cioè danno contributo a zero. E quindi quei termini là, nei fatti, sono nulli. Li trovate? Ripeto, questo perché io ho dei circuiti aperti collegati alle due porte secondo quello che è scritto là. Seconda osservazione: i secondi membri sono fra di loro uguali. Questo risiede, vabbè, magari lo facciamo dopo. Andiamo avanti alla dimostrazione e poi dopo commentiamo. Bene. I due secondi membri sono uguali, lo vediamo, no? Abbiamo solo scambiato i posti di questo prodotto. Se sono uguali i secondi membri, saranno uguali anche i primi membri, e quindi la conseguenza di tutto ciò è che V1' per I1 secondo è uguale a V2 secondo per I2 primo. Ma se è vero questo,
è vero anche che V1' diviso I2', porto dal primo angolo questo, uguale V2 secondo diviso I1 secondo, portato al secondo membro questo. Trovate? Allora, ho solo diviso, insomma, niente di particolarmente difficile. Ovvero ancora, R12 uguale R2. Vedete? Che quello che parliamo questo. Quindi facciamo un po' di osservazioni su questo teorema, quindi l'abbiamo dimostrato il teorema, come vedete non è particolarmente difficile. Facciamo alcune riflessioni. Allora, la prima è che la validità di questo teorema dipende sostanzialmente dal fatto che i secondi membri siano uguali. Ci pensiamo. Se io ho dei resistori qui, allora questa cosa certamente funziona, come abbiamo dimostrato. Se dentro la scatola ci sono degli oggetti per i quali non vale questa proprietà, allora non vale neanche il teorema. Viceversa, per tutti gli oggetti per i quali vale questa proprietà si parla di oggetti reciproci, per intendere che essi danno luogo alla validità del teorema di reciprocità. Se cioè è possibile dire che VK' e K secondo è pari a VK secondo VK', allora l'oggetto in questione si chiama reciproco. Ok, questo è solito. Quindi la validità del teorema di reciprocità dipende in maniera sostanziale da cosa c'è dentro la scatola. Se ci sono resistori va bene. Seconda cosa che vi voglio dire è che questo stesso ragionamento si può ripetere anche per la matrice delle conduttanze. Provate a farlo, funziona esattamente allo stesso modo. Potremo anche dimostrare che G12 e G21 sono uguali fra di loro. Se io faccio lo stesso ragionamento per la matrice ibrida, otterrò invece il risultato che H12 e H21 sono uguali a meno del segno, cioè c'è un segno meno di mezzo. Quando ho a che fare con la matrice ibrida, H12 è pari a meno H21. Mentre le matrici R e G sono simmetriche, la matrice ibrida è antisimmetrica, come si dice, cioè i termini fuori diagonale sono uguali, sono opposti, cambia il segno. Chiaro qui? Posso cancellare questo? Cancello qui. Allora, quindi riprendo le proprietà che abbiamo visto prima, le descrivo qua, quindi R11, R22 maggiore uguale 0, R12 e R21 uguali, abbiamo appena dimostrato, abbiamo R con M, il valore comune di questi valori fuori diagonale della matrice di resistenza, R con M, il modulo minore uguale di R11 e R22, basta questo. Queste sono le proprietà che ci interessano. Quindi se io ho il doppio pivot fatto di soli resistori, valgono queste proprietà. Ok, bene o male abbiamo dimostrato più o meno rigorosamente. Bene, qual è la conseguenza di questo? Ce ne sono varie. Quella che voglio sottolinearvi è una conseguenza sulla potenza assorbita. Facciamo intanto la potenza assorbita da questo doppio pivot. Vi ricordate, la potenza assorbita è definita come la somma delle potenze assorbite dalle due pivot. Quindi abbiamo, avendo fatto le convenzioni dell'utilizzatore su tutte e due le porte, e pari a questa roba qui, V1I1 più V2I2. Ripeto, perché ho fatto la convenzione dell'utilizzatore su entrambe le porte.
D'accordo? Sostituiamo queste espressioni e poi usiamo queste proprietà per capire cosa viene fuori. Allora, al posto di V1 ci metto R11 di 1 più R con M, scrivo direttamente R con M, di 2, che moltiplica I1 più, al posto di V2 ci metto R con M 1 più R con 2, I2 per I2. D'accordo? Allora, che cosa viene fuori? R1, 1, I con 1 quadro. Poi viene R con M, I1, I2. Più R con M, I1, I2 ancora, che sommato qui fa un fattore 2. Più R22, I con 2 quadro. Beh, a vederla così, io non potrei dire così d'amblè se questa quantità è maggiore o minore di 0, perché io ho questo termine che è certamente positivo, perché R11 è maggiore di 0, questo termine è certamente positivo perché R22 è maggiore di 0, ma questo termine può essere positivo o negativo perché R con M, abbiamo detto, non ha un segno di finito. Ecco, in realtà io asserisco, adesso ve lo faccio vedere facilmente, che grazie a queste proprietà, questa in particolare, l'ultima è rimasta da sfruttare, la potenza assorbita è maggiore o uguale di 0. Quindi il doppio bipolo in questione è passivo. No, secondo la definizione che demmo qualche lezione. Perché per questo? Allora, se le due correnti, I1 e I2, sono entrambe nulle, allora chiaramente la potenza assorbita è uguale a 0, e questo è vero senz'altro. Supponiamo che almeno uno e le due non lo sia, per esempio con uno, altrimenti faccio lo stesso ragionamento. Quindi con uno è diverso da 0, quindi metto in evidenza, e quindi la potenza assorbita, continuo qua, si scrive in questo modo, I con 1 quadro, che moltiplica R11 più 2R con M, 2 su 1 più R22 I con 2 quadro su I con 1 quadro. Ho messo I con 1 quadro in evidenza perché ho supposto diverso da 0. D'accordo? Adesso chiamo, è una definizione questa, Y la quantità I2 su I1. È una posizione che faccio, giusto per semplificare un po' la vita. Allora, quindi ho R22 Y quadro più 2R con M Y più R11. Ok. Per sapere quindi se questa è la potenza assoluta, lo riscrivo qua con maggior forza. Per sapere il segno della potenza assoluta devo studiare il segno di questo trinomio, perché I con 1 quadro è una quantità intrinsecamente positiva, quindi il segno della potenza assorbita dipende solo dal segno di questo trinomio in Y. Allora, come faccio a studiare il segno di trinomio? Adesso tutti quanti ricorderete le regole che abbiamo studiato al liceo, alla scuola superiore, per quanto riguarda il segno del trinomio, no? Diciamo, senza fare sforzi mnemonici, che cosa possiamo dire? Possiamo dire che questo trinomio in parentesi, vedete questa parentesi qua, nella variabile y, quando y è uguale a 0 è maggiore di 0, perché R11 è una quantità positiva, se scritto. Quindi quello che mi interessa capire è se questo trinomio può o meno cambiare segno. Se non può cambiare segno, allora è sempre positivo, perché è positivo in un punto, quindi se non cambia segno è sempre positivo. Quindi devo capire se questo trinomio può o meno cambiare segno. Per vedere se il trinomio cambia segno, bisogna vedere se il discriminante del trinomio è minore di 0. Perché se il discriminante del trinomio è minore di 0,
allora gli zeri del trinomio sono complessi coniugati e quindi il polinomio sull'asse reale non cambia mai segno. Questo va bene, no, è una cosa che dovreste ricordare. Beh, quanto vale il discriminante di questo trinomio? Devo fare questo al quadrato, quindi viene 4 r con n al quadrato meno 4 volte il prodotto di questi due, quindi b al quadrato meno 4 per ac meno 4 R11 R22. Grazie a questa proprietà, questa quantità è minore o uguale di 0, perché 4 è comune, lo posso semplificare, non ho problema. Poi qua R con M al quadrato per il prodotto R11 R22, poiché R con M il modulo è minore di R11 R22 grazie alla non amplificazione, ecco che questa quantità è certamente minore o uguale di 0. E quindi ne consegue che questo trinomio non cambia mai segno, e quindi ne consegue che la potenza assorbita è sempre positiva. Chiaro? Quindi, grazie a queste proprietà, possiamo dire che un doppio bipolo fatto di soli resistori lineari è passivo, nel senso che abbiamo detto. D'accordo? Perché valgono delle proprietà. Allora, avendo questa proprietà sulla lavagna, vi dico anche un'altra cosa, proprio un flash, non approfondiamo, anche se ci sarebbe in realtà da farlo. Quello che noi abbiamo fatto prima, per esempio quando abbiamo fatto lo schema T, è stata fare la sintesi, l'analisi di quel doppio bipolo. Ossia, dato quel doppio bipolo, trovarne la matrice R, che abbiamo trovato, vi ricordo, lo scrivo qua. R1 uguale RA più RC, R22 uguale RA RB più RC, RM uguale RC. Ok? Questi sono i risultati che abbiamo visto prima, li sto semplicemente riscrivendo, li ritrovate sui vostri. Allora, il problema che io adesso mi posso porre e che posso risolvere è il problema, diciamo così, inverso, non di analisi, cioè dato il doppio bipolo trovare la matrice R, ma di sintesi, ovvero data la matrice R trovare un doppio bipolo che ammetta quella come matrice. Capito, no? Dal punto di vista differente. Cioè costruire, diciamo così, un doppio bipolo che abbia una certa matrice R assegnata. Questo è il problema di sintesi che sto cercando di usare. Beh, da questo, da quello che c'è scritto la lavagna, ecco come posso fare. Allora, data una matrice R che, come si dice, sia fisicamente realizzabile, ovvero che soddisfi queste proprietà, che se non soddisfa queste proprietà, allora chiaramente non ce la posso fare, perché è chiaro che, diciamo, vengono a cadere i presupposti. Allora è sempre possibile trovare uno schema T che abbia quella matrice delle resistenze come, diciamo, come matrice di doppio bipolo. E basta invertire questa relazione. Queste sono tre equazioni. Nel problema diretto queste erano noti e questi erano i risultati. Nel problema inverso di sintesi questi sono i dati del problema, cioè quello che io voglio ottenere, e questi sono i risultati. Quindi basta invertire queste relazioni, sono tre equazioni, le tre incognite, stavolta R, A, R, B, R, C, per trovare quali sono i valori di resistenza da collegare a T per sintetizzare, per realizzare quella matrice delle resistenze. Ci sono delle piccole accortezze da fare se il segno è negativo, ma insomma sono sciocchezze abbastanza marginali. Il punto fondamentale è che se io ho una matrice R che gode di queste proprietà, posso sempre trovare uno schema T che mi garantisce quella matrice delle resistenze mosse. Ok? E dualmente, per chi di voi proprio si volesse divertire e si appassionare a queste cose, se mai ci sia, se io volessi sintetizzare una matrice delle conduttanze, posso farlo con lo schema P greco, che è il modo, posso ragionare di modo. Allora, queste cose le potete approfondire sul libro, ma spero vi siano chiare da queste poche flash che ho dato. Allora, se non ci sono domande,
Io vi parlerei brevemente dei tripodi per poi aggiornarci a domani. Oh, posso cancellare? Caveremo rapidamente su questi oggetti tripodi. Allora, cos'è un tripodo? Stiamo in qualche modo continuando ad arricchire il nostro bestiario, il nostro campionario di oggetti che possiamo trovare in un circuito. Consideriamo i tripodi. Si trovano che per esempio i transistor sono dei tipici tripodi, fra poco vi farò un esempio. Che cosa sono i tripodi? Sono oggetti, come il nome stesso suggerisce, delimitati sempre alla solita superficie di chiusura, perché ho fatto tonda in questo caso, giusto per cambiare il tempo, da cui emergono tre morsetti. Questo si può generalizzare al concetto di n-polo, come un oggetto da cui emergono n morsetti. Qui stiamo parlando di un oggetto da cui emergono tre morsetti, un tripodo. Tale che vengano soddisfatte una serie di proprietà. Allora, la prima riguarda le tensioni. Ormai penso ci siamo un po' sprafighiti su questo. Allora, la prima riguarda le tensioni e richiediamo che la tensione fra due qualsiasi coppie di morsetti sia ben definita, ovvero non dipenda dalla linea perché la linea non intersechi la superficie. Allora. Allora, che cosa, qual è la conseguenza di questo fatto? Diciamo, qui c'è qualcosa di cui da dire esplicitamente. Allora, se io considero per esempio questi morsetti 1 e 3, allora io sto chiedendo che la tensione lungo questa linea, ok, vediamo gamma primo, sia pari alla tensione su una qualsiasi altra linea che congiunge 1 e 3, in particolare questa, gamma seconda, che guarda caso passa proprio dal morsetto 2. Quindi io sto chiedendo che V1 gamma primo 3 sia pari a V1 gamma secondo 3. Rilevate? Beh, detto in altri termini, sto chiedendo che V1,3 sia pari a V1,2 più V2,3. Perché, vedete, la tensione su gamma secondo si fa di due pezzi, uno che è proprio V1,2, quando faccio questo primo tratto, ricordate, la tensione è ben definita da qualsiasi coppia di morsetti, significa che per fare il calcolo di V1,2 posso andare su qualsiasi percorso, in particolare quello che ho scelto. E così è analogo P2,3. In altri termini, giriamo queste linee se no ci confondiamo. Delle tre tensioni che io posso definire, V1,3, V1,2, V2,3, delle tre tensioni che io posso definire con un tripodio, in realtà solo due sono indipendenti, perché V1,2 si potrà scrivere per esempio come V1,3 meno V2,3. D'accordo? Quindi il vincolo che noi chiediamo sulle tensioni diciamo, ha come conseguente il fatto che delle tre tensioni teoricamente definibili, solo due sono tra di loro indipendenti e la terza ne viene fuori di conseguenza. D'accordo? Seconda proprietà che vi chiediamo è riguarda le correnti.
Allora, ricordiamo cosa diciamo nel caso del dipolo. Nel caso del dipolo, qui mi dico, la corrente che entra in un borsetto è uguale alla corrente che esce in un altro. Per voler generalizzare in questo caso la richiesta sulle correnti, dovremo ovviamente chiedere che dette i 1, i 2 e i 3, le tre correnti nei tre borsetti, richiediamo che la somma di queste tre correnti faccia 0. No, nel caso del dipolo diciamo in pratica che la somma delle due correnti entranti faccia 0, no? Così che una con l'entrante sia pari a quella uscita. Qui richiediamo che la somma delle correnti entranti sia pari a 0. Quindi I1 più I2 più I3 pari a 0, oppure ancora I3 uguale meno I1 meno I2. Giovane? Anche qui quindi, dalle proprietà che noi richiediamo, delle tre correnti teoricamente definibili per un tripolo, in realtà solo due sono indipendenti. Per esempio I1 e I2. Quindi, nei fatti, per un tripolo io posso indefinire due tensioni che possono essere V1,3, V2,3 e due correnti, I1 e I2. Chiaramente ho fatto in modo da usare lo stesso riferimento sia per le tensioni che per le correnti, non faccio diciamo, scelte differenti che mi complicherebbero anche in primo. Cioè io qui ho scelto 3 come riferimento per le tensioni, vedete, in modo da esprimere tutto in funzione di 3, se volete, e sulle correnti altrettanto ho espresso la corrente 3 in funzione del precedente. Ok, capiamo quindi che analogamente a quanto visto per i doppi bipoli, in termini di caratteristiche ci servono due relazioni che legano le quattro grandezze considerate, perché a questo punto il conteggio è uguale a quello di un doppio bipolo, ci sono due tensioni e due correnti e quindi servono due caratteristiche che legano queste quattro quantità, così come per il doppio bipolo. Quindi abbiamo F1 di U1 2 U3 U3 uguale a 0, F2 di U1, U2, U3, U3 uguale a 0. Se volete il grafo è fatto in questo modo, ci sono tre nodi, 1, 2, 3 sono i nodi del tripolo e sono due lati perché le correnti e le tensioni indipendenti sono due, uno sarà questo e uno sarà questo, così, questo è il grafo. Se vi volessi orientare per le correnti, per esempio avrei questo sarà I1 e questo sarà I2. La corrente 3, vedete, non c'è perché è espressa in funzione dell'altro, non è indipendente, quindi non la metto proprio in gioco. Ok. Il legame che c'è fra i tripoli e i doppi bipoli è già evidente di per sé, no? Da quello che abbiamo detto. Questo è il motivo per cui non ci dilunghiamo molto sui tripoli, perché in realtà è sempre possibile vedere un tripolo o un doppio bipolo in questo modo. Allora, io parto dal tripolo, ok? Questo è il 3, 1 e 2. Io che faccio? Faccio questo, costruisco un doppio bipolo in questo momento, quello che sto facendo qui, non praticamente se ci pensate, in cui quindi questa sarà la tensione più comune, la corrente con 1, questa è la tensione più comune, la corrente con 2, e ottengo esattamente quello che ho trovato. Quindi posso interpretare questo tripolo come un doppio bipolo visto in questi tempi. D'accordo? Quindi tutto quello che abbiamo poi detto sui doppi bipoli possiamo applicarlo anche ai tripoli con questo punto di vista, diciamo, d'accordo? Tutto sta quindi a prendere un riferimento. In questo caso noi abbiamo preso il morsetto 3 come riferimento di questo tripolo, in modo tale da ricondurmi a quella rappresentazione che abbiamo riportato in fondo, d'accordo? Per esempio,
come vi dicevo prima, diciamo uno dei classici tripoli è il transistor, che è un oggetto che ha tre terminali appunto. Per esempio, questo è il simbolo di un MOSFET, che è un particolare transistor che studierete in elettronica a partire dal prossimo semestre. È un tripolo, come vedete, ha tre terminali che si chiamano gate, drain e source, per cui le lettere che li definiscono. Spesso, anche se non è obbligatorio, si usa il source come riferimento, ma non è, ripeto, non è obbligatorio. Voi vedrete, diciamo, che si possono fare varie possibili rappresentazioni assumendo come riferimenti vari possibili terminali, insomma, non è affatto obbligatorio. E in questo caso, per specificare il comportamento del transistor, del MOSFET che sto qui rappresentando, io devo dare le caratteristiche. Questo è quello che poi studierete in elettronica. Come usare poi queste caratteristiche per realizzare gli amplificatori, quello che sia. Ma dal punto di vista dell'elemento circuitale vale quello che stiamo dicendo qui. Le caratteristiche, per esempio, possono essere G uguale 0, la corrente del gate è normalmente trascurabile rispetto alle altre, questa è la peculiarità del MOSFET, e poi la corrente ID è una funzione di delle rimanenti, si esprime come funzione delle rimanenti, quindi G, VGS, chiamiamo questa funzione alfa, VGS, VDS. Vedete, queste sono particolari relazioni costitutive di questo tipo, no? Naturalmente. E questa relazione è assegnata normalmente graficamente. I professori di elettronica vi faranno vedere delle funzioni di questo tipo, di funzioni di VDS, VDS, delle curve fatte così, upgrade di VGS, qualcosa del genere. Questa è una rappresentazione grafica di quella funzione là. Quella è una funzione che esprime ID in funzione delle altre tre grandezze, perché io ho quattro grandezze, no? Da combinare. Quindi ne esprimo una in funzione delle altre tre. Dovrei quindi fare un diagramma tridimensionale, dovrei mettere sugli assi le varie grandezze e esprimere questa curva in maniera compiuta, poiché G è pari a 0, in realtà c'ho due grandezze qua. Quindi dovrei mettere sugli assi le due tensioni e fare queste curve, queste superfici. In realtà lo faccio perfette in maniera equivalente, ma quello è concettualmente null'altro che l'espressione grafica della caratteristica che mi serve a definire in maniera univoca l'oggetto tripolo mosso. Ok? E questo vale per qualsiasi tripolo. Ripeto, poi in elettronica studierete come vengono fuori queste caratteristiche e come si usano queste caratteristiche per realizzare quei dispositivi che sono, diciamo, ormai di uso comune. Pensate solamente a quanti transistor ci sono in ognuno dei nostri cellulari, sono migliaia e migliaia e migliaia. Adesso siamo arrivati a dimensioni dei transistor che sono nell'ordine delle decine di nanometri. Queste sono le tecnologie più avanzate, quelle che adesso stanno sui core di ultima generazione. Quindi nanometro è 10 a meno 9 metri, quindi immaginate come sono miniaturizzati questi transistor. Ultimissima cosa che voglio dire riguardo a questo forse ce l'avevo, vabbè, lascio questo, lo faccio qui, i risultati non lo si capisce.
quanto. Allora, se io parlo di tripoli fatti da soli resistori, ci sono due configurazioni canoniche che vale la pena di conoscere. Allora, io ho questi due morsetti, li chiamo A, B e C. È un tripolo, tre morsetti, ok, A, B e C. La prima configurazione che posso immaginare è questa. RA, RB, RC. Che cosa ho detto? Dati tre morsetti, questi che ricordo, no? Dati tre morsetti, a ciascun morsetto è collegata una resistenza, RA, RB, RC, e tutte queste resistenze hanno un morsetto in comune, questo punto O. Ok? Questa è una modalità di collegamento, questo è un particolare tripolo fatto di soli resistori seri. Ebbene, questa modalità di collegamento dei resistori si chiama collegamento a stella e il punto O in cui convergono tutte le resistenze si chiama centrostella della stella. Questa è una configurazione che in ingegneria elettrica ha molta importanza, la vedremo poi nei sistemi di fase più avanti. Altra possibilità, morsetti ABC, questo è il tripolo, sempre tripolo, tre morsetti ABC, questa la chiamo RAB, questa la chiamo RBC e questa la chiamo RAC. Ok, questa configurazione si chiama configurazione a triangolo. Quindi tre resistenze collegate a triangolo sono collegate in questo modo. Chiaro? Allora, quello che io dico è che in realtà queste configurazioni, stella e triangolo, le abbiamo già studiate, ecco perché mi permetto di farlo negli ultimi 5 minuti della lezione. Perché se io considero il terminale C come riferimento, allora che cosa faccio? Prendo per esempio la stella, cosa diventa? Questo è A, questo è R con A, questo è il centro stella, questo è R con B, questo è B, questo è R con C e questo è C. Se io prendo C come riferimento, sto facendo questo. Questo. Che cos'è questo? Doppio bipolo con lo schema T che abbiamo visto prima della pausa. L'abbiamo già studiato. Analogamente, se io prendo la configurazione triangolo e considero C come riferimento, che cosa diventa? Questo è A, questo è B, questo è C. Allora, fra A e B ci sta RAB. Fra A e C c'è RAC. Fra B e C c'è RBC. Questo è B1, B1, B2. Che cos'è questo? È lo schema a pi greco. Quindi il collegamento a triangolo visto con C come morsetto comune come riferimento altro non è che un doppio bipolo con schema a pi greco, quello che abbiamo anche visto prima. Quindi anche questo l'abbiamo studiato e anzi in particolare di questi ho calcolato le matrici delle resistenze, no? Qui per esempio ho calcolato R11 uguale, ricordate RH, RC, eccetera. Qui ho calcolato R11, ho cancellato, stava fatto lì, quei valori che stavano segnati qui. Io posso a questo punto stabilire
una equivalenza fra stella e triangolo. In che modo ciò? Posso trovare i valori, allora per esempio, dati i valori di RAB, RAC e RBC, dato questo, trovare i valori di tre resistenze collegate a stella che forniscano la stessa matrice delle resistenze. Quindi equivalenti da questo punto di vista. Nel senso che Amolsetti e Tripolo sono la stessa cosa. Quindi la trasformazione triangolo-stella significa date tre resistenze al triangolo, RA, RAB, RC e RBC, trovare tre resistenze collegate a stella che forniscano Amolsetti e ABC le stesse matrici delle resistenze. La trasformazione stella-triangolo è chiaramente l'inverso, dato tre resistenze a stella, trovare le tre resistenze a triangolo che forniscono le stesse matrici delle resistenze. Potremo quindi sostituire ad un triangolo la stella corrispondente facendo queste operazioni. Sul libro, sui libri trovate queste formule, adesso per esempio, giusto per vostra informazione, ma voglio dire, il concetto è esattamente questo, cioè si trovano queste formule che ora vi faccio vedere, imponendo l'equivalenza in termini di avere la stessa matrice delle resistenze. Poi sono calcoli, diciamo, banali, niente di più, per poter fare sono divertiti, insomma, non sono particolarmente studiati. Quindi, giusto per essere chiari, all'esame non vi chiederò mai a memoria le trasformazioni di angolo stella. Per me queste sono formule e potete tranquillamente consultarle sui testi. Non ha senso sforzarsi di ricordarsi. Tutto gli potete dire tranne che l'elettrotecnica sia un esame non è mai. Allora, io ci do. La trasformazione triangolo-stella, quindi data la configurazione triangolo, questo mi fornisce il valore dei resistori da collegare a stella, equivalenti nel senso specificato. In particolare vedete che se i tre valori sono uguali fra di loro, li chiamo R delta, allora le tre resistenze da collegare al triangolo sono ancora uguali tra di loro e pari a R delta terza. Pare di banale, insomma, basta mettere dentro i numeri. Se questi tre valori sono uguali, qua viene un terzo di quei valori di partenza. La trasformazione inversa è questa: RAB uguale RA RB uguale 0, RAC ripeto, questi li trovate sui libri. Se siete in condizioni che queste tre resistenze siano uguali, viene fuori che
la resistenza a triangolo e 3 volte la resistenza del sudore. Quindi se volete questa trasformazione di triangolo stella si aggiunge alle connessioni serie parallele per poter fare le trasformazioni di triangolo. Cioè può capitare che in qualche circuito che ci troviamo ad analizzare serie parallele non bastano, diciamo così, per andare avanti. Potrebbe essere necessario fare una trasformazione di triangolo stella o stella triangolo per semplificare, cosa che è assolutamente lecita allo stesso punto, in certo modo. Allora direi ci fermiamo qui e domani